Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È stato da poco presentato ragazzi un drone veramente spettacolare, almeno dal punto di vista delle caratteristiche tecniche dichiarate dall'azienda ragazzi, tanta roba, veramente una cosa spettacolare. Questa azienda che è la Skydio, un'azienda che aveva già fatto parlare molto di sé circa un anno e mezzo fa quando aveva presentato lo Skydio R1, purtroppo un drone con caratteristiche eccezionali anche quello, ma che non ha riscosso molto successo, probabilmente il prezzo abbastanza assurdo perché costava circa 2.500 euro, una cosa del genere, non è mai stato mi sembra importato in Europa, aveva caratteristiche interessantissime ma che però a livello consumer non erano adatte, soprattutto per il prezzo. Aveva un volo autonomo dal punto di vista del rilevamento degli ostacoli eccezionale, ed era questo drone, molti di voi magari se lo ricordano. Però, come vi dicevo prima, non ha riscosso successo. Adesso l'azienda Skydio ci riprova con lo Skydio 2, e questa volta secondo me ci ha preso, e ci ha preso anche molto bene. Questo era lo Skydio R1, che aveva questa cosa di avere questo rilevamento di ostacoli eccezionale, quindi veloce nel rilevare gli ostacoli, quindi in un attimo poter seguire qualsiasi soggetto in tutte le situazioni, quello che tuttora non riescono a fare i droni DJI o anche Autelivo, cioè non riescono a, diciamo, seguire il soggetto in maniera veloce, cioè il cambio di direzione dovuto al rilevamento degli ostacoli non è così veloce, quindi sì, ci segue, evita l'ostacolo ma in maniera, se vogliamo, un po' lenta. Questo invece inseguiva in maniera allucinante. Ma adesso ragazzi, il drone che invece andiamo a guardare adesso, che è il nuovo Skydio 2, veramente merita tantissimo. Guardiamo un attimo veloce il video di introduzione, poi ne parliamo insieme, perché ragazzi questo merita di brutto. Qua è bello perché fa vedere un drone DJI che si schianta contro un cartello, giusto per far capire il senso del video del drone che loro vanno a presentare. E questo drone ragazzi è stranissimo, che vedete la batteria attaccata sotto, che è veramente particolare pure quello, non è un drone richiudibile, è un drone ragazzi veramente particolare. Poi quando andremo a guardare le caratteristiche tecniche veramente rimarrete secondo me stupefatti come lo sono rimasto io. Ha, diciamo, un follow me che è allucinante, soprattutto per il fatto che i sensori rilevano gli ostacoli e gli fanno cambiare direzione in maniera velocissima, e in più ragazzi ha veramente un follow me pazzesco, nel senso che inseguirà, o meglio seguirà i soggetti in maniera allucinante, così sembrerebbe. Questo è un accessorio venduto a parte che va a aumentare il range di portata dello smartphone, perché questo drone si può pilotare anche con lo smartphone. Vedete il track in mezzo alle piante, cioè lui segue sempre il soggetto senza perderlo, soprattutto se il soggetto ha in mano quell'oggetto, che estende il range a 1,5 km se si usa lo smartphone, e in più fa anche da segnalatore verso di lui. E guardate qua il radiocomando, non vi ricorda qualcosa? È identico al radiocomando del Parrot Tanafi, proprio spiccicato, non è che gli assomiglia, è uguale, è lui. Infatti se dopo andremo a vedere insieme nelle caratteristiche tecniche in fondo c'è Parrot qualcosa. Cioè ragazzi, questo drone fa paura, è incredibile. Ecco, con il controller arriva a 3,5 km. E anche questa qua è un'altra cosa interessante. 4K a 30 fps, ragazzi. E 4K a 30 fps il Mavic Pro 2 non li fa. Li fa solo l'Autelivo, nei droni consumer. Sto parlando e di dimensioni ridotte. Cioè, sulla carta, ragazzi, questo drone è una cosa fantastica, Cioè guardatelo in mezzo alle piante, cioè guardate a seguire il soggetto, cioè ha un inseguimento del soggetto e il rilevamento degli ostacoli, ragazzi, che fa paura, anche perché gli ostacoli li schiva in maniera velocissima, quindi può continuare a seguire soggetti che vanno in moto, in bici, in macchina, cioè veramente pazzesco. Adesso ve lo faccio vedere nelle caratteristiche tecniche,
perché merita veramente tanto. Allora, il drone è questo, costa 999 dollari, quindi anche il prezzo non è assurdo per un drone con caratteristiche di questo tipo. 999 dollari, non ha radiocomando incluso, è a parte. Cioè, guardiamo già queste caratteristiche: 4K 60 fps con HDR, paura. 36 miglia, che sono poco meno di 60 km orari. 23 minuti di autonomia alle batterie, sì, non sono tantissime, però va, diciamo, abbastanza bene, non sono tanti, però passiamo oltre. Un suono ridotto del 50%, un gimbal su tre assi e 3,5 km di range. Andiamo avanti, vedete la possibilità di pilotare con il controller, che è, come vi dicevo prima, identico al il controller del Paro Tanafi, con l'applicazione dello smartphone iOS e Android e con lo Skydio Beacon. Questo prodotto che va a aumentare il range, se noi adesso andiamo a guardarlo, va a aumentare, vedete, espande la comunicazione con a 1,5 km, nel senso che possiamo avere un controllo del drone a 1,5 km se non abbiamo il radiocomando, il controller, nel senso che basta avere questo accessorio per avere questa distanza e tenere questo accessorio con noi. Vedete che il drone non è un drone richiudibile, quindi però non sembra neanche molto ingombrante, comunque non è richiudibile. E la cosa bella, ragazzi, qua vediamo sempre il file controller, che è identico a quello del Paro Tanafi. Qua ritorniamo alle caratteristiche della fotocamera, che, ragazzi, veramente tanta roba: 4K 60 fps in HDR, tanta roba. Andiamo avanti, la possibilità di pilotarlo con lo smartphone, come vi dicevo prima, e poi andiamo a vedere le caratteristiche tecniche da vicino. Allora, ragazzi, abbiamo 775 grammi di peso, 23 minuti di autonomia, una velocità di circa 60 km orari, la resistenza al vento di 25 miglia. Questa è la parte interessante, quello che gli permette questa autonomia dal punto di vista del volo autonomo è questo, ragazzi, il processore, che è un Nvidia Tegra X2 SoC, cioè, ragazzi, 64 bit CPU, dual core Nvidia, 4 giga, 128 bit DDR4, cioè, ragazzi, veramente questo drone ha, diciamo, un comparto tecnico da paura, e questo che gli permette probabilmente anche questa velocità di calcolo e questa reazione al drone in tutte queste situazioni estreme. Poi abbiamo le altre caratteristiche, le vedete qua. L'altra cosa interessante, vedete, allora, il range col telefono è 200 metri, il range con l'accessorio è di 1,5 km, il range con il controller è 3,5 km. Ha la doppia frequenza, quindi la possibilità di operare sia a 2,4 che a 5,8 GHz, quindi un'altra cosa, secondo me, utile e interessante, che ovviamente si vede solo sui droni di fascia alta, questa possibilità del cambio frequenza, come può avere Parrot, come può avere DJI. Poi, cos'è che volevo farvi vedere, ragazzi? Aspettate che trovo, che non mi ricordo più dove è. Vabbè, qua vedete tutte le caratteristiche delle risoluzioni della fotocamera, quindi fate voi le caratteristiche da paura. Il bitrate a 100 megabit per secondo, quindi qualità del dettaglio altissima. Ha un sensore Sony, vabbè, ma quello ormai lo montano tutti in sensore Sony. Probabilmente Sony li regala, non lo so, montano tutti in sensore Sony. Poi, la cosa che volevo farvi notare è questo: il confronto tra Skydio D2 e DJI Mavic Pro 2. Qua si vede come lo Skydio non perde mai il soggetto e come il DJI, quando trova l'ostacolo, a un certo punto si ferma, mentre lo Skydio, avete visto, ha continuato a seguire il soggetto e continua tuttora a seguire il soggetto. Cioè, una cosa allucinante, cioè la potenza di calcolo, la velocità di calcolo è da paura, ma è dovuta anche a questo fatto, ragazzi, vedete?
In poche parole, lui usa 6 telecamere da 4K e queste 6 telecamere con un angolo a 200 gradi gli permettono di avere una visione generale degli ostacoli e soprattutto una risoluzione alta. Infatti, se andiamo a vedere, vedete la risoluzione dello Skydio D2 nel rilevamento degli ostacoli, 45 megapixel contro i 4,9 del Mavic 2 e 1.9 del Mavic Air. Cioè veramente questo drone ha questa visione degli ostacoli con una definizione talmente alta, e in più la potenza di calcolo del processore, della RAM che gli è stata installata, lo rende veloce nel cambio di direzione, quindi nel decidere dove spostarsi, come spostarsi, perché spostarsi. Cioè veramente pazzesco. E qua vediamo il processore Nvidia, cioè e Nvidia, non ve lo devo dire io, le caratteristiche dei suoi processori grafici quanto vanno, quindi nel senso sicuramente un comparto tecnico veramente da paura, ragazzi. Anche il gimbal è stranissimo vederlo, perché andiamo a vedere, vedete, questo è il gimbal stranissimo, ma è su tre assi meccanico, quindi c'è veramente, ragazzi, un drone allucinante. Ah, ecco cosa volevo farvi vedere che mi stavo dimenticando. Se noi andiamo in fondo alle caratteristiche tecniche, vedete, design the manufacturing Parrot SA, cioè praticamente c'è lo zampino di Parrot, lo si era capito già dal controller che è proprio questo. Probabilmente non mi stupirei che sia un'azienda parallela a Parrot, non lo so, però sicuramente di Parrot c'è tanto. La delusione più grossa, ragazzi, è questa, che lo si può prenotare versando un acconto di $100, ma purtroppo in Europa non è spedito, vedete, Canada o Stati Uniti. Attualmente non è prevista una spedizione al momento in Europa, quindi speriamo che cambi, che non sia un po' come succede per Autelivo, in cui in Europa sì, lo si può acquistare dagli store americani, ma non è venduto direttamente in Europa, e ho paura che qua succederà un po' la stessa cosa. Boh, però essendoci lo zampino di Parrot, magari verrà distribuito direttamente da Parrot, o magari no. Quindi boh, speriamo, vediamo, speriamo che arrivi, perché questo, ragazzi, è un drone che veramente potrebbe mettere in ginocchio, con queste caratteristiche, se le rispetterà dal punto di vista pratico, potrebbe mettere in ginocchio qualsiasi drone dal punto di vista della competizione, cioè Autelivo o Mavic di fronte a questo drone dovrebbero inchinarsi, perché veramente pazzesco. Andatevelo a vedere anche voi, tutti i vari video nel sito, cioè veramente paura. Poi il prezzo comunque non è allucinante, perché i $999 bisogna aggiungerci 149 se si vuole il radiocomando, comunque si va su cifre più o meno di un Mavic Pro, anzi forse qualcosa meno, perché qua comunque il prezzo è in dollari, e in euro in teoria potrebbe essere qualcosa meno, comunque siamo su quelle cifre lì. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo nuovo drone della Skydio, lo Skydio 2, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un testo, una novità. Ciao!